Perché io non posso anche quando avere dell'omosessuale. Quando io mi avvicino a lui diventa Francesco. Non Francesco, che è il Papa. Ma un orgasmo lo vogliamo avere lo spazio. Secondo me un pompino c'è sta. Ci sono alcune clip che sono veramente imbarazzanti. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Boban Pesov e finalmente il primo video del 2019, non ci vediamo da tanto tempo, lo so, però oggi sono qui con Don Alemanno, sono venuto a trovarlo, che sarebbe lui, e sono venuto qui a trovarlo proprio perché volevo inaugurare questo nuovo anno con questo nuovissimo video e volevo farlo con te perché volevo farti una piccola sorpresa. Ti ricordi quando siamo andati al Comic Con di Napoli, no? Il pubblico di Napoli ci ha accolto in modo veramente caloroso. Il pubblico e anche i baristi. Quest'anno mi sono ripromesso a me stesso e ho detto anche lui, mi porto la fotocamera dietro per fare dei video. Ho raccolto tutte le clip e mi sono detto, perché far uscire un video sul Comic Con di Napoli quando ormai sono passati mesi e mesi? Allora a questo punto mi sono detto, facciamo una reaction qui in diretta con voi delle varie clip. Ci sono alcune clip che sono veramente imbarazzanti. Prima di partire con questa reaction, voglio ricordarvi, proprio perché parliamo di Napoli e proprio perché ci sta a cuore la città partenopea, abbiamo deciso di presentare il nostro spettacolo di Dislike. Che cos'è Dislike? In 30 secondi, spiega che cos'è Dislike. Dislike è uno spettacolo teatrale che vedrà Boban Pesov e il sottoscritto parlare del fenomeno degli haters, dei fanatici della rete, un metodo scientifico per addomesticarli e usarli a proprio vantaggio. Vi faremo vedere ovviamente degli esempi e rideremo assieme di questa piaga del web. Quindi il 19 gennaio venite in tantissimi presso il Teatro Bracco di Napoli, trovate le info per i biglietti qui sotto nell'info box. Non facendo video da tanto tempo, ormai queste terminologie non mi sono più familiari. Vedete, sono abituato a dire swippate, no? Come su Instagram. Stavo per dire swippate, invece no, nell'info box troverete il link per acquistare i biglietti per lo spettacolo. Mi raccomando, amici napoletani, non deludeteci. Forza e coraggio, manca poco e vi divertirete tantissimo, ne sono certo. Quindi andiamo a fare questa reaction di questi mini video. Ok ragazzi, io veramente è stato il regalo più bello qui al Comic Con per ora. Magari domani e dopodomani mi faranno un altro regalo ancora più bello, ma per adesso questo qua è... Però hai anche rotto le palle. Basta. Che schifo. Piace, Tony. Ma chissà quel CD che fine magari sarà passato, ne sai tu che cosa fanno sti ragazzini con le polluzioni, hanno ancora le polluzioni notturne, lo capisci sì o no? E poi dopo tu ti passi il CD così, faccio veramente ribrezza. Ragazzi, dovete sapere che la tecnica dello scudisce la scritta è scudisciata a seconda delle regioni dell'Europa dove si pratica questa. No, lo metti in automatico il fuoco. Comporta innanzitutto l'individuazione dei punti, così dei punti trigger. Ah, qua tu spieghi come frustare. Quelli che garantiscono un minore sforzo con maggiore efficacia, quindi più dolore. E in caso anche ci siano dei virus negli uncini, anche delle infezioni a lungo termine. Ad esempio questo punto qua invece, che è legato a... Ma quanto sei coglione? A tutto il sistema cardiocircolatorio, può anche uccidere. Cioè quello che faccio io, che all'apparenza può sembrare violento, in realtà è una cosa santa, una cosa benedetta. Al 3, pronti, 1. Una cosa santa, una cosa benedetta. Ti ricordi che eravamo andati alla partita? In realtà non eravamo andati alla partita. No, eravamo andati allo spettacolo di Daniele Fabbri. Eravamo andati molto allo spettacolo. Molto divertente. E quella sera c'è stata in una piazza. Sì, c'era la partita Juve-Inter, sì. Perché praticamente all'epoca... c'era la piccola speranza da parte dei napoletani di vincere il campionato. Esatto. Lo so che in questo momento stiamo parlando di cose dolorose,
Sì, però noi quella sera eravamo in centro a Napoli ed eravamo gasati partecipando con i partenopei, perché le sorti, diciamo, di questa eventuale vittoria del campionato dipendevano anche dalla partita di quella sera, sì, tra Juve e Inter. Se l'Inter avesse vinto, sì, ci sarebbe stata la disfatta della Juve, bastava poi la partita dopo del Napoli, qualcosa bastava del genere, una vittoria, sì, e si portavano il campionato, sì, si portavano lo scudetto a casa, sì, quindi noi eravamo gasati. Io non tifo nulla, figurati se tifo Napoli, non tifo proprio nulla, manco Cagliari, non me ne frega un cazzo. Io non dico cosa tifo. Tu non dirlo. Che cazzo succede? Lo puoi dire, no? No, allora, io sai il problema che ho avuto? Sì, il giorno dopo, se dovessi dare a te i problemi che hai avuto tu, io con te non dovrei manco parlare. Allora, senti, abbi pazienza, non sono un grandissimo tifoso, lo sai benissimo, però se dici... Quella sera lì praticamente stavi millantando di tifare... No, stavi fingendo, no, un falso del cazzo. No, mi sarebbe piaciuto che Napoli ha... No, a te sarebbe piaciuto perché dici, poi andiamo a fare casino con i napoletani. Sì, 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 sì. Capito? Ma saresti stato un ipocrita, un falso, un falsario. Un tifoso ipo. Una bagnale del calcio. Perché non capisco, ma non ti fai schifo? Io non tifo nulla, quindi posso anche andare lì e fingere. Ma tu veramente... Mamma mia, cioè, ma pensa se poi l'avessero scoperto. Avrebbero picchiato magari entrambi. Perché ce n'era uno, ti ricordi, sul tavolino del bar, in piedi, che urlava che stava per distruggere il televisore. Se gli fosse capitato in quel momento uno juventino davanti, cosa avrebbe fatto? Era gasatissimo. E che fai? Metti anche a repentaglio la vita altrui. Ma che cazzo di uomo veramente pessimo. Ha ragione Salvini, cazzo. Penso sia... Questo qua... Meravigliosi. Allora il tizio con la sedia! Meraviglioso. Cioè, pensa, questo è un controtifo. Cioè, tu non tifi la tua squadra, ma... Il tizio con la stampella è geniale. Ma semplicemente godi della sconfitta di un'altra. È un fenomeno che io non capisco. Sai cosa sarebbe bello? Però in quel momento era estremamente affascinante. Posso fare una cosa bellissima? Io voglio fare tipo un montaggio adesso, mettere la canzoncina triste con la data di quel giorno e loro che festeggiano. No, non lo farei. Perché? Perché noi dobbiamo fare un cazzo di spettacolo a Napoli il 19 gennaio, e se tu mi metti le scenette tristi durante un evento che comunque per le persone del luogo ha rappresentato qualcosa di drammatico, comunque di molto triste, ovviamente tu cosa fai? Fai l'esatto. Mi scavo la fossa. Tu scavi la fossa, ma la scavi pure a me. Cioè proprio ti porto nel bar. Imperterrito, persegui. Ah, eravamo nell'aria pro. Siamo qua con il nostro Adrian, che ci spiegherà il concetto di tetta piatta. Sì, sì, la famosa tetta piatta è... La teoria della tetta piatta. Esatto. La teoria della tetta piatta, vai. Secondo cui all'inizio del mondo c'era una tetta. Non potendo essere come le tette normali, grande e grossa, si è sgonfiata completamente. È un po' come la Terra, i terrapiattisti dicono che sia completamente bloccata. Ora, in realtà anche la tetta più piatta non è perfettamente piatta, perché il capezzolo in realtà ha delle radici sotto, deve essere ancorato in qualcosa. Quindi in realtà anche la tetta più piatta è non perfettamente piatta, è un po' curva. Quindi ecco, c'è speranza, c'è sempre speranza. Don, tu cosa dici? Ma diciamo che questa è la conferma al famoso movimento tettonico. Mi piace questo confronto tra un sardo e un rumeno. Abbiamo uno che si è occupato per anni di Dio e un altro che si occupa di scienza. Quindi i vostri mondi si stanno scontrando. Esatto, una collisione. Noi siamo come... Diciamo che siamo l'origine di un buco nero. Nero che inghiottirà tutto. Quando dici buco nero inquadro la maglietta. Io sono qui. Ecco. Tra l'altro Pornhub ha anche cercato di fare un progetto spaziale per portare nello spazio una coppia per fare sesso e girare un porno in una mini stazione spaziale. Purtroppo non ha funzionato, ma non perdiamo mai la speranza. Ancora oggi, nonostante abbiamo 60 anni di esplorazione spaziale, non c'è stato nemmeno un bacio nello spazio. Cioè,
Che si sappia. Ma un orgasmo lo vogliamo avere lo spazio? Secondo me un pompino c'è stato. Armstrong secondo me se l'ha fatto spompinare. Sulla luna? Sulla luna, Aldrin. Dall'altro. Sì. Aldrin. Sì. Perché confermi? Se voi foste, non posso dire niente a riguardo per segreto professionale. Se voi foste sulla luna, lo fareste? Cioè, siete in missione per 3 giorni sulla luna. Devi scoprire la luna. Un buco in terra. E direi, fammi vedere l'altra faccia, puttana. Potreste addirittura avere un orgasmo e durante la colazione coprire la terra, perché si vedrebbe come poco più di un pollice, ok? Puoi venire su tutta la terra. Che bomber. È il seme della vita che dà la vita stessa. E qual è la nostra vita? La terra stessa. Bellissimo, con lo sperma che viaggia di fronte alla terra. Io lo chiami sperma. E come lo vuoi chiamare? Sì, sono i classici hashtag che ti portano in alto negli algoritmi di YouTube. Dici? Sì. E ti mettono una spuntina gialla. Monetizzi un casino. Quante ne sa? È un bomber, veramente. Potresti eiaculare e il tuo sperma coprirebbe tutta la terra. È come venire sulla terra. Ciao Adrian, abbiamo qui la spalla del cantante dei Nano. Hashtag narici. Narici sexy. Tagga qualcuno, sfidalo. Il narice challenge. Nicola. Nicola che palmieri. Caro Redez, se riesci a fare così con le narici, significa che sei il top del trentenne sexy. Anche scaccolandoti. Ora, Don, sto per farti vedere una parte epica della serata. Ok. Praticamente eravamo tutti in uno stato abbastanza pietoso. Anche tu. La mia tazza è questa. Vediamo. Allora ragazzi, ci troviamo a Napoli. Don, posso dire una cosa? C'è una voce un po' frocesca stasera. Sì, lo so, perché io non posso anche avere dell'uomo serio. Che dice Scino mi lecca. Non Francesco, che è il papà. Siamo in quartiere Cape Canaveral. Siamo qui con Adrian. Ciao carissimo. Ciao. Allora, vuoi spiegarci come mai a Napoli c'è questa piattaforma di lancio? Da quanti anni è stata creata questa piattaforma e cosa serve? Serviva per portare Napoli fuori dall'Italia, l'abbiamo finanziata. Allora, te lo sto dicendo in italiano, perché il macedone non lo so parlare. Noi dobbiamo fare uno spettacolo il 19 gennaio a Napoli. Ti rendi conto di che casino diplomatico puoi creare con sta roba qua? La cosa che mi fa ridere, Ishiru, il tizio con i capelli blu, ha lo sguardo rivolto verso l'alto. Secondo me ci sta credendo veramente a sta cazzata. È plausibile. Andiamo avanti. Stai rischiando il canale, lo sai, in un posto migliore. Sì, se la cava. Perché così. In realtà l'Italia non meritava Napoli. Dire un'altra cosa. Sei bravo, sei bravo. L'hai buttato in calcio da un'altra meraviglia. Che bomba. Fagli firmare la liberatoria. Vedi che, ecco, non si dica che io non sono uno che non tiene alle regole, alle leggi, questa cosa. Io sono per la legalità. Sì. E anche per la legalizzazione. Allora, salve a tutti, siamo qui. Mica è schifo come sono sudato. Vino, tutti Suda grasso. Un altro. Meraviglioso. Ma chi è? Come chi è? E l'ultima serata del Comic Con è stata bellissima, un'esperienza unica. Quando abbiamo partorito l'idea di fare lo spettacolo. È vero. Dove è vero? È la scena che abbiamo ragionato per la prima volta. Ragionato proprio. Di che cazzo stavamo parlando? Non lo so. Il povero Adrian. Ecco, fermo un attimo. Allora, in questo tavolo ci sono due personaggi, due amici, che hanno una caratteristica in comune, oltre a essere extracomunitari. Fanno strage di figa. Però è un'altra cosa. Cosa? Innanzitutto, a parte che quello non è più extracomunitario, perché la Romania mi sa che adesso... È anche l'altro. Già da un po'. Ma neanche l'altro. Ne ho detto un'inesattezza. Ok.
Anche l'altro di dove? Argentino. E quindi extracomunitario. Sì. Comunque no, quello che li accomuna in realtà è che il loro cognome non viene letto così come lo vedete scritto. Lo sai che anche Fartade. Il mio. Fartade. Anche il mio. Ci accomuna tutte Aspetta e tre. Un attimo. Fartade si legge Fartage e invece quello si legge Quejo. Adesso tu mi dici come cazzo ti pronunci. Peshov. Giuro. Amico mio! Peshov, veramente? Sì, mi però... Che bomba! Che cazzo... Perché me lo dici solo adesso? Questa perché cosa passa... Ma da allora, tra Boban Peshov e Boban Peshov... Peshov, cioè... neanche Peshov. 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 Che merda!